Gare di rigori, sfide a squadre miste di pallanuoto e poi tutti nel palazzetto a sfilare, mostrando al pubblico la propria disciplina e i propri talenti. La cittadella sportiva universitaria ha ospitato ieri la festa dello sport e in effetti un nome più azzeccato non poteva esserci. Ragazzi di tutte le età si sono sfidati e confrontati in varie pratiche, tutte quelle che il Custonime ogni anno propone ai propri tesserati, dal calcio al basket, dalla pallavolo al nuoto fino alla pallanuoto, al ciclismo, alla ginnastica artistica e ritmica, al baseball, al tennis, allo sci, all'arrampicata, alle due novità della stagione e al parkour, quest'ultima una delle esibizioni più apprezzate dal vasto pubblico presente. È stata una festa di suoni, colori e condivisione per le squadre universitarie che hanno voluto festeggiare il Natale tutti insieme, mostrando gli uni e gli altri le caratteristiche principali dei propri sport e vivendo quegli spazi che ogni giorno permettono agli atleti di allenarsi e praticare le proprie discipline. La passione di tutti i giorni si è trasformata in un momento per tutti, in pieno spirito natalizio, conclusa per i più piccoli che hanno potuto ammirare due tra i protagonisti dei cartoni animati più apprezzati degli ultimi anni, Elsa, principessa di Frozen, e Goku, supereroe del manga giapponese Dragon Ball. Tra un gol e un canestro, tra un salto e l'altro, il pomeriggio del Custonime ha regalato a tutti i partecipanti, bambini, ragazzi e genitori, la vera magia dello sport.